la volevamo chiedere su questo. In alcune regioni tra poco si andrà a votare e probabilmente il tema della sicurezza, da quello che abbiamo filtrato, torna ad essere un tema centrale. Quindi probabilmente si tornerà a parlare, giusto così, perché sono dei problemi, no? Di furti, di scippi e quant'altro, ma diventa difficile nelle campagne elettorali a volte parlare di lotta alla mafia, di lotta alla criminalità organizzata. Ecco, ANCI, FISU, l'avviso pubblico invece hanno fatto un protocollo per mandare anche un messaggio diverso, che forse il tema della sicurezza e quello della lotta alla mafia e della legalità, degli aspetti di comunanza, sia di contrasto che di prevenzione ci sono. Sì, grazie per la domanda e grazie a tutti quanti anche per l'attenzione silenziosa che avete riservato a tutti noi, tra poco parliamo e invece vi vedo sempre molto attenti. Ricordo saluti anche del Presidente, del FISU, del Sindaco Dosi di Piacenza che non può essere qui con noi. E mi piace poter iniziare questo intervento ricordando che il nostro protocollo fatto tra ANCI, FISU e Avviso Pubblico ha preso avvio e consistenza 2 anni fa circa. Eravamo presenti in quell'occasione io, Antonio Aragonesi, Franco, insieme all'allora Sindaco P e Pierpaolo, eravamo in quell'occasione presenti per dire cosa iniziamo a fare all'interno di questo protocollo per mettere piedi e gambe a queste azioni di contrasto, come oggi, alla criminalità organizzata, ma più in genere ai crimini anche della sicurezza, delle sicurezze. E allora io voglio partire da una considerazione che faceva il sindaco Pizzarotti, condivido il fatto che probabilmente i convegni non bastano, ne sono sicura e consapevole, penso che ciascuno di noi qua dentro sappia che non bastano, però oggi da qui, da Bologna, io penso che salga un grido forte, perché questa che oggi è qui presente è la parte migliore del nostro paese. Queste iniziative ci servono comunque per sensibilizzare, come diceva anche il sindaco Marca, quindi sicuramente non è sufficiente, ma noi sappiamo, e questo io lo voglio rimarcare, che ciò che le mafie temono di più sono la consapevolezza delle comunità. Le mafie hanno bisogno del silenzio dei cittadini. Le mafie non tollerano le piazze e i luoghi di ritrovo pieni, non sopportano lo spirito di indignazione, lo spirito critico, lo spirito di interrogazione e di approfondimento. Se davvero vogliamo colpire al cuore le organizzazioni mafiose, non possiamo pensare di affidare questo compito soltanto alla magistratura e alle polizie. Ed è da qui che voglio partire rispetto alla domanda che mi faceva Pierpaolo prima. Rispetto al fatto che si avvicinano le elezioni, rispetto al fatto che il tema che la politica deve tenere alto è il tema che la magistratura non può e non deve arrivare prima della politica. Perché quando questo accade vuol dire che è troppo tardi. Vuol dire quello che ha detto questa mattina Don Ciotti, che noi non riusciamo a questo punto a respingere quello che è il clima del sospetto. Io dico questo a distanza di pochi giorni, quasi 2, dalle dimissioni del ministro Lupi. Un atto giusto e doveroso, perché il clima del sospetto in questo momento non ci aiuta. E in questo momento noi abbiamo bisogno di ricreare le coscienze collettive di cui si è tanto parlato questa mattina, e quando questa mattina Don Giorgio diceva le mafie non sono un mondo a parte, sono parte del nostro mondo, questa è un'altra cosa che ci dobbiamo ricordare. E allora come FISU noi poniamo in particolare la questione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia reale, come diceva il sindaco Manca, come fenomeno da presidiare, tenendo presenti le peculiarità e gli spazi di intervento specifici nel sistema delle autonomie locali, per mettere in campo progetti innovativi e cogliere la mutevolezza dei fenomeni. In questo campo avrà un ruolo strategico la valorizzazione di esperienze condotte in alcuni contesti, come l'osservatorio sugli appalti di cui si è parlato, e la sperimentazione di osservatori locali finalizzati a leggere in maniera integrata i dati di cui quest'oggi si è parlato molto
spesso in possesso dei dati istituzionali, procure, prefettura e corpi di polizia, nonché amministrazioni locali, che possono essere indicatori della presenza dei fenomeni di criminalità organizzata ed economica anche in aree del centro-nord. Per contrastare l'espansione delle mafie occorre quindi comprendere le loro dinamiche, focalizzando l'attenzione sui contesti locali, sui fattori che le rendono possibili e sulle pratiche che le favoriscono. La presenza delle mafie non è infatti omogenea, ci sono forti differenze tra i territori, in relazione anche alle diverse caratteristiche socio-economiche, ad esempio tra aree urbane e piccoli centri e tra specifici settori di attività. La nostra rete di enti locali sente il dovere di promuovere un'azione politica di prevenzione, quella di capire e di far capire con l'intera comunità il rischio di una presenza pervasiva della mafia in uno specifico territorio, così come i fattori di resistenza locali, la trasmissione culturale di valori mafiosi. Oggi si è parlato molto del tema culturale e della cultura delle mafie e io vi voglio raccontare un'esperienza che stiamo facendo a Calderara grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, un progetto, uno scambio culturale appunto. Ospiteremo una decina di ragazzi che vengono da Confuori. Li ospiteremo a Calderara, un progetto di scambio, con lo scopo e l'obiettivo di portare più dopo i ragazzi di Calderara a Confuori. E quando abbiamo costruito questo progetto, abbiamo incontrato la pedagogista che organizza il gruppo dei ragazzi. Questi ragazzi non hanno la cultura della legalità, o quantomeno hanno paura della legalità. Quando abbiamo incontrato questi ragazzi, non era possibile avere presenti nei nostri spazi pubblici le forze dell'ordine, perché in questa realtà la mafia si è sostituita allo Stato ed ha occupato non soltanto lo spazio economico ma anche quello politico. E la pedagogista cosa ci diceva? Che per poter interpretare adeguatamente questo progetto era andata a vedere l'esperienza di Reggio Cindre, per poter comprendere la famosa etica delle competenze in educazione. Ed è tornata indietro dicendo che probabilmente i ragazzi di Confuori in verità hanno molto più competenze dei ragazzi nostri, che sono abituati forse a vivere un'esperienza più tranquilla. E ci raccontava questa esperienza di un ragazzo, di un bambino, di 10 anni, che interrogato un giorno, interrogato, non era ovviamente sotto processo, che quando si è recato al centro culturale aveva portato con sé una pistola vera, un giocattolo, e l'attrice gli chiese: ma tu questa pistola dove l'hai presa? E il ragazzo, il bambino, molto tranquillamente gli raccontò come nella sua realtà si poteva andare a prendere al mercato una pistola da sotto il banco del pesce. E allora la pedagogista mi disse: vede sindaco, i nostri ragazzi in verità hanno molte competenze, forse hanno delle competenze molto più forti e più costruite dei vostri ragazzi. E allora io dico sì, è probabilmente così, perché l'esperienza della vita dura, li ha portati a costruire delle competenze della sopravvivenza. E allora fare questo scambio culturale è una delle attività che i locali possono mettere in campo, perché è vero che oramai il tema delle infiltrazioni mafiose è anche presente nel nostro territorio, ma portare i ragazzi di Confuori nelle nostre terre significa forse trasmettere quegli strumenti di cui il sindaco Manca parlava prima, perché qua comunque nella nostra realtà, attraverso anche una cultura della legalità che stiamo cercando di riscoprire, noi possiamo trasmettere delle nuove competenze, le competenze della legalità, e queste competenze sono molto importanti. E alle volte io dico anche, e sono d'accordo con Ciconte, che la politica deve tornare ad essere all'altezza del compito e della sfida per cui è stata chiamata, e che la selezione delle classi dirigenti oggi diventa quanto mai importante. C'è una caratteristica importante della qualità delle classi dirigenti. Un docente con il quale devo fare un progetto mi ha detto: sindaco, non c'è
soltanto un problema di classe dirigenti, ma di dirigenti senza classe. Ecco, io penso che forse questo sia un problema in Italia, come quello delle competenze di cui questa mattina si è parlato nella pubblica amministrazione. Perché in alcuni casi abbiamo delle competenze, in altri casi abbiamo delle incompetenze qualificate, io le chiamo anche così. E guardate che in Italia il problema non è solo la politica, ma il problema è quando la politica lascia degli spazi, la politica si indebolisce, la politica si destruttura e allora anche la tecnocrazia può occupare gli spazi della politica. E allora noi a tutto questo dobbiamo costruire in maniera importante un fronte. Io penso che oggi stiamo intraprendendo da questo punto di vista un esercizio importante. Io ringrazio il Ministro Pubblico dell'opportunità che dà anche al FISU di poter raccontare le sue esperienze. Noi ci occupiamo di sicurezza urbana, ma la sicurezza urbana è la riconquista dello spazio della legalità negli spazi pubblici e negli spazi privati e quindi in essa stessa il contrasto alla criminalità. Grazie.